visibile. Ora, in questo scenario bisognerà creare quella che con Gramsci mi piace chiamare un'egemonia culturale, a partire da incontri come questo, a partire da iniziative lodevoli come quella di cui oggi siamo, a cui oggi stiamo partecipando. Ci vuole, cioè, appunto, una lotta egemonica e culturale, potremmo dire. La retorica eurocratica è, appunto, bisogna dirlo chiaramente, la negazione dei popoli e delle tradizioni, della cultura e, della e del libero sviluppo delle democrazie comunitarie all'interno dei confini nazionali. Da questo punto di vista, io credo che si tratterà di organizzare le armi della critica, si tratterà di cercare punti di vista alternativi e spazi alternativi rispetto a quelli orchestrati dal politicamente corretto. No? Il politicamente corretto esercita oggi a pieno regime una forma di dittatura, perimetrando lo spazio di ciò che si può dire e di ciò che non si può dire. No? Oggi abbiamo in due direzioni la gestione capillare del politicamente corretto da parte degli intellettuali. Abbiamo il clero dei giornalisti e il clero accademico, no? Che salvo le eccezioni presenti ovviamente in sala, che appunto procedono per rendere impossibile la soluzione, no? Il clero giornalistico riproduce continuamente la realtà così com'è, demonizzando ogni passione utopica, ogni pathos antiadattivo, come mi piace dire, ogni vocazione trasformativa rispetto al presente, e il clero accademico dal canto suo continuamente segue il culto dell'internazionalismo, dell'inglese come lingua dei convegni, no? In convegni composti da soli italiani in cui però si parla in inglese, no? Il paradosso in cui mi trovo spesso proiettato. Ora, la domanda da porsi, e con questo mi avvio alla conclusione, quella anche evocata in un altro intervento, la domanda che fare, no? La domanda già utilizzata in passato da un predecessore, ecco, questa domanda, che fare? Io penso che da un filosofo che ha, appunto, prova che la filosofia non è così astratta come si dice, direi in estrema sintesi che l'ingresso nell'euro non è stato democratico, ma può esserlo l'esodo. Può esserlo l'esodo a patto che si cominci a ragionare seriamente sulle cose e a diffondere le informazioni. Bisogna uscire da questa situazione che con Fichte io chiamo della compiuta peccaminosità, e questa soluzione, questa uscita da questa situazione non può essere internazionale, non può essere internazionalistica, perché appunto bisognerà neutralizzare il campo operativo dell'economia eurocratica e quindi bisognerà tornare a comunità nazionali resistenti che riacquisiscano il primato sovrano della politica sull'economia. Questo è l'unico modo oggi di seguire il discorso di Marx o di Gramsci per essere contro il capitale, con buona pace della sinistra che ha rinunciato a Marx ormai da molto tempo, ed è questo il motivo per cui io non mi definisco di sinistra, perché se la sinistra rinuncia a Marx, io rinuncio alla sinistra, seguendo il discorso